Ciao, oggi volevo condividere con te una riflessione, una storia sulla vita. È da molto tempo che non condivido storie con te e oggi voglio parlarti di una che ci insegna che la vita è come una tazza di caffè. Le storie sono insegnanti potenti e spero che questa ti aiuti a riflettere, a ispirare e a riconnetterti con ciò che conta davvero. È una storia che ci aiuta a mettere le cose in prospettiva, ad elevarci e alleggerire un po' il carico. Bene, racconta una storia che un gruppo di ex studenti che hanno avuto molto successo nella loro carriera hanno deciso di riunirsi per andare a trovare il loro ex professore universitario. Dopodiché si sono riuniti tutti insieme e la conversazione degli studenti si è presto trasformata in lamentele sul lavoro, le relazioni e la vita. Così il professore ha deciso di offrire il caffè ai suoi ospiti. Il professore è andato in cucina ed è tornato con il caffè e una varietà di tazze, di porcellana, plastica, vetro, alcune dall'aspetto semplice, altre costose, altre dall'aspetto esotico, dicendo loro di versare il caffè. Quando tutti i suoi ex studenti avevano in mano una tazza di caffè, si sono seduti insieme e l'insegnante disse: "Vi siete accorti che avete preso le tazze più belle e costose, lasciando quelle più semplici? Sebbene è normale, naturalmente, che si voglia solo il meglio, questo può anche essere la fonte di molta della vostra insoddisfazione, problemi e dello stress. È importante sapere che la tazzina in sé non aggiunge alcuna qualità reale al caffè. Nella maggior parte dei casi viene scelta solo perché viene percepita come più speciale o costosa. Quello che tutti volevano davvero era l'esperienza del caffè, ma non la tazzina in sé. Eppure inconsciamente hanno scelto le tazzine migliori. Alcuni hanno cercato di ottenere prima la tazzina migliore o hanno iniziato a guardare le tazze di altre persone per vedere se la loro era abbastanza bella. Ora considerate questo, disse l'insegnante. La vita è un po' come la tazzina di caffè. Il lavoro, i beni e lo status sociale sono le tazzine. Sono solo strumenti e strutture che tengono insieme la storia attuale della vostra vita. E il tipo di tazzina che abbiamo non definisce o cambia la qualità della vita che viviamo. A volte, concentrandoci solo sulla tazzina, non ci godiamo il caffè. Ecco il mio consiglio: assaggiate il caffè, non le tazze. Quello che si vuole veramente è essere felici e le persone più felici non hanno sempre il meglio di tutto, si limitano a trarre il meglio da tutto ciò che hanno. Quindi, mio caro amico, mia cara amica, vive semplicemente, ama con generosità, prenditi cura dei tuoi cari profondamente, parla gentilmente e la tua vita diventerà piena. Ti mando un grande abbraccio e spero trovarti sotto i commenti. A presto, ciao!